Accademia Attori presenta Un re al castello. Restami ancora da bere, oste! Piano con il vino, che ti sei già scolato una pinta! No, ne potrei reggere almeno altre quattro! Seguo la politica e ho letto molti libri. Dai, se intendete accettare il lavoro che vi ho proposto, è importante che conosciate a fondo le vicende che hanno preceduto questi momenti. Tutto è iniziato la sera del 21 dicembre del 1682. Dal momento che non siete in grado di trattenere i vostri istinti più inconfessabili e che voi non obbedite al mio ordine di tenervi lontana da mio figlio, ho elaborato una soluzione. Voi, Carlotta, andrete presto in sposa al conte di San Sebastiano. La vostra carrozza sarà pronta domani per portarvi nel suo castello. Nel palazzo di mio padre. Ho fatto allestire questa e altre sale per prestare soccorso ai feriti della battaglia avvenuta non lontano da qui. La battaglia, sì, mi ricordo. Era stamattina. Abbiamo attaccato, guidati dal duca Vittorio Amedeo. Avreste dovuto vederlo. È sempre in prima fila. Sì, lo so. Comanda sempre in prima persona gli assalti. E nulla è più del consentito. È mai uscito dalle mie labbra. Tempo sarebbe bastato un vostro abbraccio per credervi e indurmi a bruciare l'intero mio palazzo per un vostro abbraccio. Ma ora quel tempo è passato. Allora, fatemi arrestare se ne siete convinto. Non posso che disprezzare il modo in cui vi rivolgete a me. State attenta a non invocare un castigo che potreste anche ricevere e giudicare con il tempo più duro del previsto. Le carceri possono essere un luogo molto sgradevole per una persona abituata al lusso, come voi. Di Pietro. Ehi. Ma tu ce l'hai una moglie? Oh, sì. E c'ho anche un figlio, sai, che sta per compiere un anno. Lo sai come si chiama? No, come si chiama? Giacomo Antonio Micca. Sembra il nome di un nobile, vero? Stacci tu. Non senti dei rumori? I francesi! Da fuoco la miccia! Bugia, che sono cammini che fanno la porta! Arri su me! Bugia! A San Miscavelli! Ma che se spino un peggio la sento pan! Scappa! 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 Suggeritegli di costruire una palazzina di caccia con un ampio parco. Torino è degna di avere una sua Versailles. È allo studio un progetto del genere a Stupinici. E io ho in mente anche altro. Che cosa, mio signore? Una basilica, a Superga, sulla cima della collina dalla quale ho deciso l'attacco ai francesi insieme a mio cugino, il principe Eugenio. E lo Iubarra mi ha suggerito un'idea grandiosa. Vedo luce e soddisfazione nei vostri occhi. Quale idea, mio signore? Una strada, lunga, diritta, tra il castello di Rivoli e Superga, a simbolo dell'unione dei due luoghi e a consacrazione del potere del re. È per ciò che abbiamo deciso senza esitare di conferire al nostro benamato figlio, Carlo Emanuele, l'autorità suprema su tutti i nostri stati, con un atto solenne firmato oggi stesso con la nostra propria mano, avendo deciso di passare il resto della nostra vita lontano da tutte le attività pubbliche. Io credo invece sarebbe opportuno valutare il vostro rientro prima che sia troppo tardi. Al più presto, prima che il nuovo re si abitui talmente alla sua condizione da trovare difficile rinunziare. Un mio ordine conta di più del permesso di mio figlio! Perdonatemi, ma non è il mio potere quello che mi chiedete. Se vi aprissi, mancherei il mio dovere e tradirei il mio giuramento, e questa è l'ultima cosa che intendo fare. Vi pentirete di ciò che state facendo! Ve ne pentirete amaramente! In ottemperanza ai miei doveri di obbedienza di figlio nei confronti del padre, io sono pronto a restituire la corona. Se questa è anche la decisione del governo e dell'arcivescovo, quindi prima di compiere tale atto voglio avere la vostra approvazione.
Altezza, credo di parlare in nome di tutti. E comunque è un mio preciso pensiero che la conduzione dello Stato in quest'anno sia stata equilibrata e giusta, come si conviene ad un buon re. Poiché vostro padre gli ha ceduto la corona nel modo più formale e legittimo, posso ritenermi moralmente sicuro che il re vostro padre non abbia motivi per volersi riprendere la corona. Deve anzi ritenersi completamente soddisfatto dell'amministrazione di Sua Maestà, gradita a tutti i sud. Maestà, vi comunico che per decisione di Sua Altezza Carlo Emanuele siete in arresto. Vi prego di seguirmi senza opporre resistenza. Ma questo è un sacrilegio! Ma parlerò con i miei soldati! Soldati! Aiutami! Non tentativo di rovesciare il potere del re! Io sono il vostro re! Il re venne condotto a Rivoli sotto scorta. La regina alla fortezza di Ceva. Signore e signori, a cura di Accademia Attori è stato rappresentato il re al castello. Silvia De Rossi e Sergio Fiorino.